Grazie, allora io innanzitutto vi ringrazio, poi casomai familiarizzo meglio per capire, poi mi dite pure voi meglio di quale testata fate parte, così è una conoscenza, al di là del tavolino, ecco, credo di essere, almeno io mi comporto come se fossi fra amici, no? Tra l'altro nasco come giornalista, pubblicista, comunicatore, quindi alla fine di qualcuno di voi mi arrivavano le mail ancora prima di arrivare al Viterbo, per esempio di Galeotti sicuro, perché sono inserito in una lista da anni, mi arrivavano le notizie e non, ecco, non so poi, magari, però leggo e seguivo anche, è un modo per seguire, visto che arriva pure sul telefonino, le mail, insomma, ti danno modo di seguire quello che fanno nei territori, nelle idee, per fare altre cose. Quindi oggi è una presentazione che ci tenevo a fare, la faccio conoscendo il presidente che ho trovato e che è da poco che è diventato presidente e che è giovane e sicuramente avrà, ha le capacità e avrà anche davanti un percorso per poter continuare la crescita della nostra organizzazione. La faccio con Ermanno, che è il mio vice, che ho trovato, lo conoscevo già e che ha dato modo alla struttura in questi anni di rappresentare un punto di riferimento, immagino non solo per voi ma anche per quel poco che ho visto già in questi giorni, anche per chi rappresenta un po' le istituzioni o comunque il contesto sociale della città. Io sono di Frosinone, come ha detto il Presidente, ho iniziato nel 87, ho fatto varie qualifiche, ho seguito pure i movimenti. Essenzialmente nell'88 creiamo l'ufficio stampa della Coldiretti, quando ancora non tanti fra direttori, presidenti eccetera pensavano alla necessità di comunicare. Questo purtroppo per voi, per me sarà un modo continuo di aggiornarvi, poi quando potete, quando sono cose che fanno notizia, magari trova più facilità lo spazio sia sui giornali che la radio, internet, la televisione e quant'altro, però è un modo nostro per far comunicare, noi secondo me abbiamo una necessità di comunicare quello che facciamo, perché spesso anche tra di noi, anche nella nostra struttura, manca questo scambio di opinioni. Allora poi dice la Coldiretti che fa? La Coldiretti che fa? Quando faremo anche le assemblee, fa, e allora dobbiamo far sapere quello che facciamo. Prima di tutto a chi come voi è responsabile dell'informazione, quindi ha un lavoro di interfaccia con la popolazione, ma anche e soprattutto nella nostra struttura. Io ringrazio Gabriele, lunedì sono stato qui insieme a lui, perché da lunedì effettivamente è tra il primo la nomina, poi era il 27, però c'era l'Assemblea Nazionale di mezzo e quindi con Gabriele Battistelli, che è un amico, abbiamo deciso di partire da lunedì scorso, lui mi ha aspettato qui e poi è andato a Roma. Avrà Roma Rieti, che è sicuramente un incarico anche importante per la vita amministrativa e politica, sindacale e anche per quello che è il settore agricolo. Roma, lo sapete meglio di me, che rappresenta sia per l'uno che per l'altra cosa, anche voglio dire dei riferimenti importanti. Qui ho trovato una bella federazione, una struttura sana, una struttura viva. Ho potuto già conoscere praticamente tutti i consiglieri, molti sono qui presenti, li ringrazio e anche in questo è un mio modo di fare, condividere con loro, rubando spazio magari alle famiglie o al lavoro, quello che faremo come federazione. Ringrazio anche gli amici segretari di zona che sono responsabili del comprensorio, quelli che poi andrò a visitare di fare passo col programma delle prossime settimane, però poi mi farebbe piacere anche visitare le vostre redazioni o comunque venite a trovare, allora darete la possibilità anche per dei dialoghi al di là della posta elettronica, se necessario organizzare dei forum, degli appuntamenti, quello che volete, io sono a disposizione, poi vi darò il mio cellulare, così magari anche per avere un interscambio di informazioni o dei contatti più diretti, che credo sia necessario. La stampa per noi ha un ruolo importante a tutti i livelli, quindi anche a livello provinciale, oltre a livello regionale e nazionale, perché ci permette di far sapere, l'ho detto prima, le cose che facciamo, le rivendicazioni, le mobilitazioni, le riunioni, le assemblee, ma anche i nostri punti di vista. Queste bandiere gialle di Coldiretti rappresentano, anche a Viterbo come in altre parti d'Italia, un segnale di positività, di ottimismo,
un segnale di rintracciabilità, di trasparenza, un segnale di vitalità e io credo ormai soprattutto di fiducia, perché quando uno si avvicina ai nostri stand e parla col produttore, dialoga su un tipo di produzione che trova e può vedere e scambiare due opinioni su come viene realizzata e dove viene realizzata, magari questo benedetto chilometro zero il cittadino consumatore lo sta apprezzando, perché riesce anche a comprendere meglio che cosa mangia. Oggi noi purtroppo spesso a causa dell'attività del lavoro spesso non ci preoccupiamo nemmeno di sapere che mangiamo, perché magari sì, viene un panino, una cosa veloce, una cosa e un'altra. Invece è importante mangiare, è importante sapere cosa si mangia, soprattutto è importante educare anche i ragazzi che saranno i, voglio dire, consumatori attuali ma anche del futuro a scegliere in modo consapevole. Quindi in questo con Campagna Amica noi l'abbiamo un po', domani è la prima volta che partecipo al mercato qui che facciamo nella nostra federazione, però ci sarò sempre, tra l'altro abiterò a Viterbo, quindi sarò stanziale qui sul posto, perché è indubbiamente, penso l'ABC di vivere il territorio, di abitare nella città, e poi avrò modo di vedere anche le varie realtà. La settimana scorsa, sempre per parlare di vitalità, poi vi manderò un'email, abbiamo inaugurato anche una macelleria a Fabbrica di Roma. Tra le botteghe, ma non me ne vogliono, è l'ultima che abbiamo inaugurato, è di Nicolai che sta qui, è un ragazzo, ha deciso di puntare sull'agricoltura e lo sta facendo con anche discreto successo, da quello che mi dico, poi lo andrò a visitare e vedo le persone. C'è anche questo che in agricoltura, anche nella provincia di Viterbo, nonostante comunque ci sia l'economia che ha qualche difficoltà, l'agricoltura sembra che è quella che dimostra più vitalità nei momenti di difficoltà, non è che ci dobbiamo... Però i problemi ce li abbiamo, varie vertenze in atto e fra un minuto ci arrivo. Volevo anche spiegarvi, abbiamo detto, il Presidente ha detto molto di me, quasi tutto, la mia madre ha 47 anni, ho 3 figli, sono laureato in scienze della comunicazione, quindi magari ecco questo piccolo difetto ce l'ho, di essere perfezionista nella comunicazione senz'altro, nell'attività sindacale, nell'attività di tutti i giorni, esigo tanto da me, quindi magari pure dagli altri, dai collaboratori. Non mi piace improvvisare, anche se spesso devi improvvisare. Quando il lavoro va organizzato, se il lavoro organizza noi diventa un cielo, perché non è lo stesso risultato. Quindi su questo, sia per le cose mie professionali o sindacali, ma anche per la struttura, qui già ho trovato in federazione delle persone valide e delle strutture che già camminano. In queste una è Credit Agri nell'Asso ha erogato 18-19 milioni di euro, e credo che più del 50%, forse 60% lo ha erogato in questa provincia. Questa provincia, non è che lo dico per piaggeria, io ho lavorato tanti anni a Frosinone, ho collaborato col collega ormai direttore di Latina appena stato nominato a Latina. Non lo dico per piaggeria, qua c'è un'agricoltura migliore, c'è un'agricoltura più... Ci sono anche delle eccellenze dell'agricoltura, mi sono delle aziende veramente che nelle altre province sono, diciamo, in percentuale molto minore, perché anche a Roma, non è che puoi dire che Roma non ha... A Roma la parte dell'agro romano e quella che poi magari si avvicina al territorio di Viterbo, ci sono delle caratteristiche, ma se poi penso a altre zone che si avvicinano, ecco appunto, alle province di Frosinone Latina, parliamo di altre realtà. Qui è un'altra storia. La storia di Credit Agri è un Confidi che ha riunito 60 confidi in tutta Italia e è diventato un confidi solo, che si chiama Credit Agri. Non è che voglio fare una pubblicità, però sono dati che magari mi date modo anche di far sapere a più gente possibile. Credit Agri ha erogato quello che abbiamo detto prima, ma ha un portafoglio di 44 milioni di euro, perché ha messo insieme, vi ripeto, 60 confidi provinciali e ha un'attività che adesso ha cambiato pelle legandola a Uecoppo. Uecoppo non so se lo sapete, e così mi date modo anche di spendere 2 minutini su Uecoppo. Uecoppo è una centrale di cooperativa riconosciuta che Continente ha voluto fare negli ultimi mesi,
l'abbiamo fatta nel Lazio, io sono in un'altra provincia, quella di Roma, dove abbiamo associato oltre 120 cooperative. Qui a Viterbo siamo nell'ordine della sessantina, forse 65 circa. Proprio oggi col vice direttore abbiamo partecipato a un incontro e abbiamo avuto altre 5 adesioni. È una centrale cooperativa riconosciuta per le imprese di cooperative non solo agricole, c'è pure qualche cooperatore qui, quindi lo abbiamo fatto e diventa il Confidi di Coldiretti, che non riguarda solo le cooperative agricole, riguarda tutte le cooperative. Cioè Credit Agri può operare anche in provincia di Viterbo, così come nel Lazio, in tutta Italia, per tutte le cooperative. Nel Lazio abbiamo 427 cooperative associate, delle oltre 4.000 in tutta Italia, e praticamente il Lazio è la prima regione per numero di cooperative associate. Quindi dire, questo tipo di struttura ci permette di fare la filiera. A noi ci piace la filiera agricola, la filiera del prodotto, la filiera della rintracciabilità, della trasparenza dei prodotti, poi ci piace pure la filiera dell'organizzazione. Quindi abbiamo creato una centrale cooperativa, dice sì, che avete fatto? Ce ne sono pure le altre, ok. Poi magari qualcuno domanderà perché, allora io così mi faccio una domanda e mi rispondo come uno famoso, che purtroppo da qualche tempo non c'è più, che praticamente la centrale cooperativa serve per certificare le cooperative, per cercare di ovviamente dare servizi alle cooperative, ma poi oggi la parola che tutti sentiamo è credito, no? Quindi per esempio strutturare dei servizi che Credit Agri ha per le cooperative, non solo agricole, anche edilizie, di tutti i settori produttivi, ce lo siamo dati come, diciamo, obiettivo dall'inizio di quest'anno e l'abbiamo concretizzato in pochissimi mesi. E in tutta Italia, con diretti, voi sapete che ha sedi come quella di Viterbo in tutta Italia, direttori come sottoscritto in tutta Italia, presidenti anche meno giovani e sicuramente meno dinamici del presidente, però comunque ce l'abbiamo in tutta Italia, abbiamo messo in moto la nostra filiera e abbiamo realizzato questa centrale cooperativa. Dal 26 di giugno abbiamo modificato lo statuto di Credit Agri e quindi potrà dare servizio alle cooperative. Noi qui abbiamo una stanza apposita, una persona apposta per fare questo tipo di lavoro per le cooperative, perché ci eravamo stancati di stare appresso a altre centrali cooperative che magari non davano risposte, e ce la siamo fatti in casa. Questo è il ragionamento. Come Campagna Amica nasce per farci in casa un discorso di filiera di prodotto per le imprese agricole, che poi ha trovato il vantaggio dei cittadini consumatori. Questo lo sapevamo, perché non è che l'abbiamo improvvisato il ragionamento, c'è una necessità, c'è una domanda, bisognava anche concretizzare un'offerta. Poi trovate il punto del nostro giornalino a livello nazionale, magari se avete poi pure voglia di dedicare due minuti, c'è pure il presidente Marini che spiega sulle coppe qualche attacco che abbiamo avuto, tra l'altro forse pure in questa provincia abbiamo avuto qualche piccolo attacco, ma noi gli attacchi ci fanno piacere, perché poi dimostriamo la forza con i numeri, non con le polemiche. Con le polemiche anche a me non è difficile, poi se proprio mi ci tirano dentro le polemiche non è che mi spavento, però non è uno stile che preferisco, io preferisco lo stile di fare le cose e di rispondere con i fatti. Torno a quello che vi ho detto brevemente, poi ovviamente se ci sono domande o mi interrompete o me le fate dopo come volete. Parlavamo di alcune vertenze. Noi stiamo organizzando a livello regionale, adesso non so bene in quale porzione del territorio, però sicuramente la faremo a fine luglio o inizio agosto, una manifestazione che praticamente è un'assemblea pubblica, così come abbiamo fatto per il settore del latte. Prima di Natale abbiamo fatto un'assemblea pubblica invitando anche i rappresentanti del territorio a questa assemblea a trovare una soluzione. Allora c'era il problema del prezzo del latte. Abbiamo strappato un prezzo di 42 centesimi che è il più alto d'Italia, poi non è che magari chissà che è, però è più alto d'Italia. È uno dei più alti d'Italia, c'è pure Brescia che magari ha lo stesso tipo di trattamento. Che non è che risolve i problemi del produttore, che il produttore 42, diciamo, è un range diverso da quello che avevano proposto, che era sotto i 40, e dopo quell'assemblea, diciamo, di mobilitazione, assemblea generale aperta su questo argomento, abbiamo trovato l'accordo. Ci auguriamo di trovarlo pure sull'argomento che farà parte di questo incontro che vi ho detto, che è sui problemi che ormai non è un problema solo di alcuni territori di Viterbo o di molti territori del Lazio, ma un problema generale in Italia, che è quello dei cinghiali. E purtroppo c'è una normativa, adesso non voglio entrare in merito
alle varie, però in cartellina, per dare un'idea dei numeri di Viterbo, gentilmente con il vice direttore abbiamo reperito i numeri che vi danno il quadro della situazione, però noi siamo stanchi di dover poi andare giustamente a raccogliere lamentele sulle vertenze e i danni dei nostri produttori, anche dei produttori che non sono associati a Coldiretti, dei danni in generale. Vogliamo che anche chi rappresenta le istituzioni renda conto, si renda conto con mano qual è la problematica e trovi un percorso. Però apro e chiudo la parentesi, questa cosa riguarda la nazione, tutto il paese, da Cuneo fino in Calabria purtroppo abbiamo questo tipo di problematiche e poi non è oggetto oggi all'ordine del giorno, però vi informerò sicuramente quando sarà concretizzata. C'è anche una proposta a livello nazionale di Coldiretti su questo argomento. E l'altra vertenza, ritorniamo a parlare di latte, perché il 16 ci sarà la settimana prossima un incontro di regione convocato sul prezzo, perché un'altra volta ci risiamo alla scadenza. Coldiretti già in precedenza aveva detto che il prezzo deve essere almeno annuale, perché dobbiamo anche mettere in condizione i nostri produttori di programmare l'attività aziendale, e l'attività aziendale si programma solo ed esclusivamente se abbiamo anche una certezza di reddito più o meno. Invece qui si apre il tavolo, il prezzo non si riesce poi a stabilire. Adesso c'è comunque questa riunione la settimana prossima e speriamo che era già programmata, perché in effetti ce n'è stata un'altra, il Presidente so che l'ha pure commentata qualche giorno fa, l'assessorato regionale all'agricoltura. Sui cinghiali gli assessorati sono due, perché non è solo l'agricoltura, è pure l'ambiente. Il problema è sempre uno, che è quello delle risorse, dovrebbero arrivare alle province che poi danno l'ATC, e quindi è un cane che si morde la coda. Forse si può trovare anche una forma diversa da questa, che e noi a livello nazionale un'idea ce l'avremo, poi vi ripeto, durante l'assemblea sicuramente quella di mobilitazione la renderemo anche pubblica. Quindi ecco, un'altra cosa che in cartellina mi sono permesso di lasciarvi è sull'OGM. Ultimamente abbiamo fatto una manifestazione a Roma sotto il Parlamento, non si capisce, tutti sono d'accordo, però questo famoso ritardo che ci siamo apportati anni, di OGM sarà almeno 15 anni che ne sentiamo parlare, abbiamo raccolto le firme come l'ho diretto OGM prima, abbiamo fatto manifestazione eccetera, ci auguriamo anche da Viterbo, noi ribaltiamo questo strillo, diciamo, di questo grido di allarme sia sui cinghiali che sugli OGM. Io lo ribadisco, perché comunque è una problematica che interessa tutto il territorio, ci interessa come cittadini, come consumatori, parlando di OGM. Io poi ero per lavoro a un'assemblea di quelle parziali di Crevitagri in Friuli, per il Friuli e Veneto, no? Lì sapete che c'è il problema, poi parte da lì, perché c'è un'amministrazione comunale che ha dato l'ok, e sono capitato in una discussione di anche imprenditori, tra i quali c'era pure uno della Coldiretti, dicevano, ma tutto sommato, poi ci siamo messi a tavolino, abbiamo parlato, c'erano andati per altri motivi, però c'era un tecnico nostro che era in grado di rispondere pure meglio di me dal punto di vista scientifico su quello che è ovviamente sulla OGM. Alla fine sì, io preferisco mangiare una cosa sì, come consumo, magari, non so, ecco, il Presidente che è imprenditore, cioè io faccio i pomodori, non so, enormi, eccetera, magari li vendo pure di più. Non solo i pomodori, pure per il grano, gli altri prodotti, magari riesco a fare una determinata produzione maggiore. Però i nostri imprenditori, quelli delle bandiere gialle, non peggiano sulla reddito, perché quello significa pensare reddito e speculare su questo. Gli imprenditori della Coldiretti, quelli con le bandiere gialle, pensano al reddito delle proprie aziende, ma senza fare alchimie di nessun tipo. La sua associazione sta cercando di fare da anni, quindi io non la voglio fare più lunga, però ecco, questo è il messaggio. La filosofia nostra è quella della rintracciabilità, della trasparenza, delle produzioni giovanili, dei mercati, delle proposte, perché poi delle proposte le facciamo. E dicevo pure ai nostri colleghi e anche al personale, che sto ovviamente incontrando anche negli uffici zona, che continuerò a incontrare, che noi come associazione dobbiamo rispondere ai bisogni dei soci, lo dobbiamo fare mediante i progetti, le proposte, non ci dobbiamo spaventare, non ci, ma la Coldiretti che fa? Ci sediamo, lo facciamo, poi ecco, purtroppo o per fortuna ci stanno questi
questi mezzi internet, la posta elettronica, eccetera, che danno una mano, però magari a volte manca il contatto fisico. Allora io già vi preannuncio, lo annuncio ufficialmente, uno che sto, oltre a incontrare il personale della federazione, già l'ho incontrato, oltre a incontrare quelli dei vari uffici zone che abbiamo, incontrerò le autorità del territorio, o qualcuno già mi sono cambiato due opinioni, poi ovviamente qua abbiamo il sindaco che è presidente uscente di Coldiretti, quindi magari abbiamo anche questo onore, onere pure, perché pure da parte sua è un onere senz'altro, con tutti gli attori istituzionali del territorio, che inviterò i rappresentanti del territorio a questi incontri decennali, perché anche loro, lasciamo perdere poi la competenza di questo ente o di quell'altro ente, anche loro non si affiancano a noi, perché se rappresentano il territorio rappresentano anche i produttori che hanno avuto danni, i nostri produttori che non hanno avuto danni e quelli che non c'entrano niente con l'agricoltura, però rappresentano tutti. Quindi gli chiederò di essere presenti, di essere vicino, di anche magari per quello che possono di sostenere le nostre attività. Quindi ecco, questo la prossima settimana fisserò una serie di incontri con questi, diciamo, rappresentanti istituzionali, anche col mondo, diciamo, della Chiesa, col Vescovo, perché noi tra l'altro siamo un'organizzazione che si ispira ai principi cattolici e credo che prefetto, vescovo e ascende poi tutti gli altri, io li vorrei incontrare e sto chiedendo gli incontri per dialogare, per spiegare insieme al Presidente ovviamente quali sono le nostre azioni e i nostri programmi e per ascoltare, perché noi ovviamente io sono uno che ascolta, adesso sto parlando, ascolto l'altro, se ne volete, se insieme possiamo fare attività, proporre idee che possiamo concretizzare. E poi farò l'assemblea in tutti i comuni, in tutte le nostre zone, per incontrare i nostri soci. E a Roma quando sono arrivato c'era il rinnovo del Presidente, qui mi trovo avvantaggiato, che già sono fatto, però lo farò lo stesso e poi lo rifaremo sui problemi che andremo ad ascoltare, perché i problemi purtroppo ci sono dappertutto. Alcuni problemi bisogna poi ritornare nei territori e cercare di dare risposte. Ecco, questo sarà lo stile un po' e il mio modo di agire, col vantaggio di avere una struttura che già da questi primi giorni ho visto che vuole lavorare al mio fianco, e con l'altro vantaggio, così poi lo saluto pure, almeno ho già salutato e ci sentiamo quasi tutti i giorni, con l'altro vantaggio di trovarmi a strada già in questa attività fatta egregiamente da Gabriel, che ha saputo negli ultimi anni far crescere Coldiretti e sicuramente lavorare in ottimo modo anche con voi dell'informazione. Magari io lo farò in modo più pressante, mi perdonerete, vi chiedo scusa già adesso.